L'ho voluta fortemente per l'importanza che questo governo regionale, ma anche il Ministero dell'Istruzione sta dando agli studenti e alle scuole abruzzesi. Sicuramente è un segnale importante che dimostra la vicinanza a questo territorio dopo che c'è stato un periodo di pandemia in cui spesso abbiamo dovuto ricorrere alla didattica a distanza che ha creato notevoli pregiudizi non solo a livello formativo ma anche e soprattutto a livello morale e quindi ha portato un ulteriore allontanamento dalla scuola e quindi all'abbandono scolastico. Vogliamo mettere in evidenza tutte le misure che stiamo mettendo in campo per cercare di ampliare le offerte formative delle scuole e di fondamentale importanza la formazione, io lo vedo girando le aziende. Stiamo puntando molto sull'alta formazione, gli ITS che hanno subito una riforma dal ministro, ma che sicuramente sono di fondamentale importanza perché permettono una formazione oltre che teorica anche pratica e permetta l'accesso agevole alle molte aziende. Poi noi abbiamo investito molto sull'FSE mettendo una somma di 12 milioni di euro e poi anche sullo 06 per permettere a tutti di accedere agli istituti nido abbassando le tariffe. Poi la fondamentale importanza dell'edilizia scolastica, stiamo puntando tantissimo affinché tutti gli edifici siano sicuri. Dobbiamo pensare al futuro, orientando i ragazzi tramite i centri per l'impiego che devono svolgere quel matching tra domande e offerte di lavoro per capire quali sono i profili da formare. Lo stiamo già facendo. A breve nascerà anche un centro per l'impiego online che permetterà anche di fare dei colloqui online. Però la formazione, l'istruzione è di fondamentale importanza e soprattutto dobbiamo riavvicinare i ragazzi alla scuola evitando l'abbandono perché sono le future generazioni, quindi dobbiamo qualificarli e dargli un profilo che gli permettono di dare un accesso agevole, come dicevo, nel mondo del lavoro.